Per gli animali che non hanno la parola è tutto molto più semplice, no? Cioè si va a secchi d'istinto. Cioè pensate all'ippopotamo. Hanno delle forme di comunicazione completamente diverse da noi. L'ippopotamo, ti piace l'ippopotamo? Ti è simpatico, no? Ti viene in mente quello della pubblicità, quello che va là. Peccato che la savana non è come la pubblicità di una barretta al cioccolato. Più che ballare, sai che cosa ci sballa fare l'ippopotamo? Cioè, marcare il territorio. Sai come fa? Spruzza escrementi nel raggio di 100 metri. Ha una sorta di lanciafiamme nel culo. Cioè, per alza... cioè, tu hai mai provato a posizionare un accendino in prossimità del retto di un ippopotamo? Cioè, è uno spettacolo pirotecnico. Cioè, immaginatevi un capodanna mergellina. Lui che sale sul balcone e inizia a sparare una sequela di rauti uno dopo l'altro. Cioè, immaginate il contenuto di un cesso da campeggio sotto un ventilatore nucleare. E lui lo fa apposta per far capire alle femmine che loro sono di sua proprietà, ok? Loro sono felici, no? Cioè, è un po' come scambiarsi l'anello nuziale, no? Stessa cosa. Ridi, eh? Ti viene in mente tuo marito sotto la lenzuola. Non è il massimo avere un marito come ippopotamo, ma molto meglio un trichè. Hai mai visto un trichè in erezione? Cioè, un pene prodigioso. C'è una torre Eiffel di vasi cavernosi, cioè... Il campione del mondo sotto questo profilo è l'elefante marino. Lui è il Rocco Siffredi dell'Antartico. Ha un harem di 11 femmine ed è obbligato a violare tutte almeno 30 volte al mese. Sapete quanto fa all'anno? 3.990 accoppiamenti. Roba che se sommassimo tutte le prestazioni dei maschietti presenti qui stasera in sala, lasceremo con la bavetta alla bocca dalle 10 alle 15 elefantine. Comunque... l'elefante marino, cioè quanto fa sesso, cioè uno spettacolo fantasmagorico. Cioè, immaginatevi Giuliano Ferrara con il pene di John Holmes. Anzi, con tutto John Holmes al posto del pene. E se la femmina finge l'orgasmo, sapete che cosa fa l'elefante marino? La gonfia di botte come un canotto.